L'adolescenza è già di per sé una fase molto, ma molto difficile per un ragazzo, soprattutto in questo periodo storico, dove si vive in un bombardamento di stimoli e quando il ragazzo viene lasciato da solo, ciò può avere delle conseguenze estreme. L'adolescenza è il passaggio dallo status di bambino a quello di giovane, in bilico fra l'infanzia e l'età adulta. Il lavoro, chiamiamolo lavoro, fondamentale di tutta l'adolescenza è il bisogno di capire chi si è e capire cosa si vuole. Nella società dei media, del rumore assordante, quello che sto dicendo è contraddittorio, ma manca il dialogo, perché i mezzi di comunicazione, per esempio il web, isola i ragazzi dalla realtà. È molto importante essere in connessione con gli altri, ma oggi nelle famiglie si comunica poco e quel poco che si comunica a volte si comunica male, e quindi spesso l'unica forma di dialogo per i ragazzi è quella in rete. Molti mi confidano di sentirsi soli e senza sostegno. La solitudine nel periodo dell'adolescenza rimane un'esperienza comune. In inglese abbiamo il termine solitude, essere soli, che lo dividiamo in due. Aloneness, che è la solitudine oggettiva, cioè stare da soli. E poi loneliness, la solitudine soggettiva, sentirsi soli. Sono due cose diverse. Mi spiego meglio. Solitudine oggettiva, mancanza di relazioni interpersonali. La solitudine oggettiva a volte è desiderata, non sempre porta tristezza e angoscia. Mi ricordo di Francesca, una ragazzina di 17 anni, che mi diceva: io adoro stare in solitudine perché mi abbandono ai miei flussi di pensiero. Lei apprezzava tantissimo l'opportunità che gli dava la solitudine, l'opportunità di ascoltare in profondità la propria voce interiore con i suoi desideri e i suoi timori. Lei mi raccontava che la solitudine l'aiutava a costruire la sua identità e a conoscere se stessa. Lei trovava il piacere nei momenti di solitudine. Quindi la solitudine oggettiva non è per forza negativa. In questo caso stare da soli non è sinonimo di sconfitta, di depressione. Per lei, che è una ragazzina molto profonda, prendersi un momento di riflessione, di distacco, significava riflettere meglio. Invece la solitudine soggettiva, la loneliness, è il sentirsi soli, sia come la percezione di uno stato di abbandono. Sono i sentimenti, gli atteggiamenti che si provano nei confronti della solitudine. A volte è uno stato d'animo doloroso che può manifestarsi anche in presenza di altri. Esempio, i genitori, che spesso sono delle figure presenti ma assenti. L'adolescente che vive questo senso di solitudine spesso si sente a disagio, prova tristezza e apatia e tende a chiudersi in se stesso e a volte a perdere l'autostima. Io conosco molti genitori che si preoccupano nel vedere i loro figli piccoli, parlo di bambini che frequentano il nido e la materna, nel vedere i loro figli giocare spesso da soli. Hai presente quando i bambini si soffermano tanto tempo a giocare con le costruzioni? Spesso alcuni genitori mi formulano questa domanda: ma come mai mio figlio perde tempo a giocare con le costruzioni? Perde tempo, sottolineo questa frase. Non è una perdita di tempo. Probabilmente così piccolo lui sta bene. Tuo figlio non sta perdendo tempo. Probabilmente molti genitori si sentono in colpa per il poco tempo trascorso con i propri figli, che percepiscono questo stato come una perdita di tempo oppure come una condizione di solitudine. E quindi cosa fanno? Riempiono al massimo le giornate di questi ragazzini con attività extrascolastiche. Due volte alla settimana sport, più l'inglese, più le feste di compleanno, credendo di migliorare e sviluppare le capacità relazionali e sociali del figlio. Sbagliatissimo. Torniamo agli adolescenti. La solitudine di un adolescente è spesso una tappa forzata ed è accentuata da una serie di fattori. La parte del cervello che sta ancora maturando e quindi spesso avvertono l'impatto emotivo negativo della solitudine. E poi c'è il web, che non sempre aiuta, perché i post sui social media mostrano spessissimo queste vite perfette degli altri, per cui spesso l'adolescente si sente inadeguato
e tende a isolarsi. L'adolescente esce dal contesto familiare e cerca nuove relazioni esterne. I ragazzi devono sapere che si tratta di un periodo della vita che prima o poi passa e i genitori devono fare assolutamente attenzione a non essere né troppo ossessivi e né indifferenti per non generare rabbia oppure percezione di essere abbandonati a se stessi. La solitudine ha bisogno di essere alternata alle relazioni. Trascorrere molto tempo insieme ad altre persone fa stare bene i ragazzi, ma nel contempo il passare del tempo da soli in modo proficuo rappresenta uno dei traguardi dello sviluppo individuale. La solitudine può ferire, ma lo stare con se stessi può curare. E tu? Hai bisogno di alcuni momenti di solitudine? Di staccare la spina? Oh, io sì. Mi fa molto piacere sapere cosa ne pensi.